sulla riforma del catasto siamo particolarmente preoccupati, perché così come viene impostata, nonostante le deboli rassicurazioni che non ci sia invarianza di gettito e che inizierà, diciamo così, ad avere un effetto reale solo tra 5 anni, in realtà secondo noi è gettare le basi per un aumento del carico fiscale sulla proprietà immobiliare che è già ai massimi livelli. Oggi il carico fiscale ammonta a circa 50 miliardi di euro, di cui 30 tra IMU e TARI, quindi riteniamo che non sia questa la misura ottimale in questa fase, ma al contrario sia quella di andare e di lottare contro l'evasione fiscale andando a recuperare quegli immobili abusivi attraverso una aerogrammetria, diciamo a livello di fotogrammetria, a livello aereo, di far sì che si completino e si sovrappongano le mappe catastali appunto a questa fotografia dall'alto del territorio. In questo modo si andranno a pescare tutti quegli immobili abusivi e quindi far pagare chi oggi non paga e non invece chi oggi è già rispettoso della legalità.